Allora, volevo commentare un capitolo di un libro che sto leggendo sulla sicurezza delle informazioni, è il capitolo quinto, intitolato Il contesto e l'ambito. Siamo nell'ambito della valutazione del rischio e nella valutazione del rischio delle imprese, soprattutto del rischio delle informazioni e del rischio della sicurezza informatica, è necessario stabilire quello che è il contesto e quello che è l'ambito. Sono, come vedremo, delle informazioni abbastanza generali che servono sostanzialmente a descrivere che cos'è l'azienda, in che settore opera l'azienda, quali sono le caratteristiche tipiche dell'azienda, quanti dipendenti ha l'azienda o l'organizzazione, che tipo di struttura organizzativa ha. E tutte queste informazioni che sono appunto di contesto, ovvero stabiliscono, definiscono il contesto nel quale opera l'impresa e nel quale avviene la valutazione del rischio informatico. Ci sono comunque delle definizioni ufficiali, nel senso definizioni che sono offerte dalla normativa ISO, in modo particolare la ISO 9000-2015 stabilisce che cosa è il contesto di un'organizzazione e la combinazione di fattori interni ed esterni che possono avere degli effetti sullo sviluppo e raggiungimento degli obiettivi di un'organizzazione. Quindi si tratta di fattori endogeni e di fattori anche esogeni, che hanno impatto sullo sviluppo dell'organizzazione. Chiaramente è una definizione molto generica ed in effetti anche lo stesso autore, diciamo, fa riferimento a tutta una serie molto ampia di definizioni, per esempio strategie attuali e future, livello di innovazione, caratteristiche delle attività principali svolte, struttura organizzativa, caratteristiche delle sedi, tipologie di informazioni trattate, e poi entra più in dettaglio su quelle che sono le caratteristiche del principale del sistema informativo dell'organizzazione, quindi per esempio i principali servizi informatici, il tipo di dispositivi portatili, gli archivi non informatici, i luoghi dove sono collocati, i sistemi informatici se sono condivisi o meno, e anche aspetti relativi all'HR management, i rapporti con il personale interno, le aspettative delle parti interessate che sarebbero sostanzialmente gli stakeholders. Poi a queste condizioni di contesto interne vi sono delle condizioni di contesto esterne, che riguardano quindi il mercato al di fuori delle imprese, quindi la definizione dei concorrenti, dei potenziali concorrenti, la normativa applicabile, se sono previste modifiche nel breve periodo, la situazione economica, il clima politico e sociale, la disponibilità sul mercato, le strategie di mercato, le aspettative da parte delle parti esterne interessate e quindi di vari stakeholder, clienti, fornitori, partner e così via. Quindi si descrive il contesto, dice l'autore, non bisogna chiaramente scrivere tutti questi elementi, bisogna individuare quelli che sono rilevanti al fine della sicurezza delle informazioni. Quindi ne deriva sostanzialmente un profilo dell'impresa, della sua attività economica o dell'organizzazione, della sua attività, della struttura organizzativa, delle relazioni che vengono poste in essere all'interno con riferimento al capitale umano impiegato e all'esterno con riferimento ai maggiori stakeholders e quindi tutta una serie, un fascio possiamo dire, di relazioni, di organizzazioni che si ritiene abbiano un senso dal punto di vista della sicurezza informatica. Quindi si descrivono anche le innovazioni, si descrivono i prodotti, si descrivono i servizi, si descrivono i rapporti con i clienti, si descrive la dimensione anche, possiamo dire, socio-economica, politica e culturale nella quale l'impresa persiste, se questo è rilevante ai fini della dimensione dell'organizzazione, appunto. Diciamo, la dimensione della informativa. Ovviamente questo non basta perché accanto alla definizione del contesto bisogna definire anche l'ambito. L'ambito è una parte dell'attività dell'organizzazione dell'impresa che è particolarmente coinvolta dalla questione della sicurezza delle informazioni o può essere anche tutta l'impresa. Qualora la dimensione delle informazioni riguardi complessivamente il contesto aziendale. E quindi, diciamo, in alcune aziende che sono molto orientate nei confronti dei clienti, dice l'autore, è assai probabile che si vengano a verificare delle definizioni di ambito che riguardano essenzialmente la relazione tra l'impresa e il cliente, quando si tratta di aziende che sono orientate alla customer satisfaction. Ovviamente c'è un problema di valutazione del rischio in queste condizioni,
Quindi l'ambito deve essere dettagliato, indicando quali sono le informazioni che si vogliono proteggere, quali sono i servizi erogati, qual è la struttura, la parte della struttura organizzativa coinvolta, può essere anche tutta integralmente, però se magari c'è soltanto una parte interessata, la tecnologia adottata, le sedi locali, i fornitori più importanti e così via. Cosa possiamo dire di questo capitolo? Evidentemente, diciamo, nella valutazione del rischio ci sono ovviamente elementi di contesto, elementi di ambito. Per esempio, facciamo un esempio, un'azienda che magari insiste in un territorio che può essere sottoposto a rischi particolari. Immaginiamo un'azienda che insiste in un territorio dove ci sono frequenti terremoti. Un'azienda che insiste in un territorio dove magari ci sono incendi o dove ci sono condizioni, diciamo che appunto possono essere improvvise, devastanti. Per esempio, si pensi ad aziende che magari insistono in territori dove c'è molta criminalità. Cioè, questa definizione di contesto può aiutare a capire se ci sono dei potenziali rischi informatici, anche la definizione di quelle che sono le relazioni, diciamo, esterne, per esempio le strategie di mercato. Cioè, se un'azienda, per esempio, intende espandersi in certi mercati che sono più rischiosi da un punto di vista informatico rispetto ad altri, diciamo, questo ovviamente deve essere inserito nella valutazione del rischio. Quindi c'è sicuramente una dimensione di contesto, endogena e esogena, cioè sono quegli elementi che non sono, come dire, direttamente coinvolti nell'ambito della determinazione appunto del rischio informatico, però sono sostanzialmente in grado di generare delle esternalità negative che poi vanno ad incidere sulla capacità da parte dell'impresa di svolgere la propria attività. Ovviamente c'è anche una questione, diciamo, di ambito. L'ambito quindi invece è più ristretto, l'ambito riguarda soltanto l'azienda, non prende in considerazione degli elementi esterni, ovviamente può riguardare più specifico e quindi quando si passa all'ambito bisogna delimitare quali sono le aree aziendali coinvolte. Questo è molto importante perché ovviamente immaginiamo aziende che hanno delle strutture organizzative, magari anche piccole aziende. Ovviamente non tutta l'azienda amministra, gestisce, processa informazioni che sono rilevanti dal punto di vista del sistema informatico. Magari ci sono delle aree che presentano una suscettibilità di rischio più elevata rispetto ad altre. E allora in questo caso la definizione dell'ambito consente di fare una valutazione del rischio che mette in evidenza appunto quelli che sono i livelli e quindi consente di intervenire mettendo delle priorità nelle aree che sono più rischiose.